Il Bitonto chiude al meglio il suo 2019 vincendo, convincendo e mantenendo la testa della classifica del girone H di Serie D insieme al Foggia. Al Città degli Ulivi la festa prenatalizia è servita grazie ai neroverdi di Mister Taurino che stendono il team al Tamura con 4-1. Sugli spalti c'è un ospite d'eccezione, l'ex allenatore del Milan Marco Giampaolo, invitato dal suo amico e collega ai tempi dell'Empoli Alessandro Monticciolo. I due tecnici scelgono moduli identici, 3-5-2 per il Bitonto. Patiano e Lattanzio guidano l'attacco, il team Altamura risponde con croce in avanti, Siclari e Sisalli siedono in panchina. Il primo tempo è avvincente, di marca nero-verde, i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro al quinto con la corta respinta di testa della difesa ospite, Turitto ne approfitta e mette la palla in rete e subito vantaggio per il Bitonto. Lo stesso Turitto un minuto dopo potrebbe ripetersi, ma questa volta spara alto. I ragazzi di Mister Taurino non arretrano di un metro, la difesa del team Altamura è in netta difficoltà. E all'11esimo azione insistita, palla buona per Patierno che non concretizza un rigore in movimento. Grande occasione per il raddoppio, passano altri 60 secondi e la difesa altamurana è costretta ad altri straordinari sullo scavetto di Biasona tu per tu con Guido. I ragazzi di Mister Monticciolo crescono la distanza e al 31esimo trovano la prima conclusione in porta con Russo, forte centrale, facile per Figliola. Sempre Altamura, al 34esimo Salatino riceve in aria in ottima posizione, ma la sua conclusione alle stelle, opportunità non sfruttata, ma gli ospiti ora ci credono. Minuto 36, punizione dalla tre quarti di Lucchese, Guadalupi salta più in alto di tutti e trova il gol che vale il pareggio. Tutto da rifare per la capolista che si rigetta subito in avanti. Al 39esimo Patierno impegna da posizione defilata Guido, intervento in due tempi. Al 42esimo punizione affidata a Marsili, traiettoria in aria e deviazione sfortunata di Gambuzza per il nuovo vantaggio bitontino. E autogol, esplode la festa sugli spalti. Prima dell'intervallo i neroverdi sciupano un bel contropiede sull'asse Lattanzio Patierno Turitto, con quest'ultimo che manda al lato la sfera, e 2-1 all'intervallo di un match ad alti ritmi. La ripresa è un'altra storia, sempre però nel segno del Bitonto. Dopo due minuti Lattanzio corre via verso la porta a sinistro che sfiora il palo, ma è solo il preludio. Al 18esimo sviluppi di un corner, Guido lontana, sulla sfera arriva Lattanzio al volo, palla sotto l'incrocio. È 3-1 Bitonto, gara ora in discesa. Al 21esimo Guadalupi prova a scuotere i suoi con la conclusione da fuori, deviazione in angolo, ma è tutto inutile. Al 24esimo infatti Lattanzio riceve spalle alla porta, ennesima combinazione con Patierno, tutto solo davanti a Guido, e questa volta non sbaglia. 4-1 al Città degli Ulivi, la festa è servita, match archiviato. I restanti minuti sono di puro controllo per i padroni di casa, autorevolmente in vetta alla classifica. Ora è tempo di concedersi una pausa tutta meritata. Da gennaio il Bitonto riprenderà la sua corsa, il girone di ritorno ripartirà proprio da casa sua, un Città degli Ulivi stracolmo di tifosi che non vogliono smettere di sognare.